Mara Galeazzi in tour con gli amici del Royal Ballet, una tappa a Cortona, una tournée importantissima per te, perché chiude un po' la tua carriera anche se non smetterai con il ballo. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, ho chiuso con il Royal Ballet a Londra a giugno e a Monte Carlo con Maher Manon, ed è stata un'emozione fantastica, anche perché sono 21 anni che sono al Royal Ballet, quindi non soltanto per la carriera, mi dispiace, ma tanto perché comunque mi sentivo come una famiglia, era la mia famiglia, quindi mi mancheranno tanto le persone con cui ho lavorato. Questa tournée non ci sono solo ballerini del Royal Ballet, ma anche da Amburgo e Stoccarda e vari ospiti. E ho voluto fare una cosa mista perché è bello ritrovarsi tra di noi, tra varie compagnie. Soprattutto queste persone sono state con me nei vari gala in giro per l'Italia in passato. Quindi è un'emozione averli qua, è un paese meraviglioso, per me la Toscana piace tantissimo. Spero che il pubblico sarà soddisfatto di quello che... Questo indubbiamente. C'è una differenza tra ballare in Inghilterra e nel mondo e poi venire in Italia? Percepisci un diverso approccio del pubblico o anche del mondo della danza in Italia? Sì, direi che c'è una diversità, forse perché a 21 anni passati in Inghilterra ho creato il mio pubblico che mi viene a vedere, mi veniva a rivedere occasionalmente, quindi ho avuto il mio pubblico. In Italia non sono stata spesso, però ho fatto tanti galà in giro per l'Italia e ho dei gruppi di persone che mi hanno seguito anche in Italia. Pubblico forse diverso, non dal fatto di entusiasmo, perché credo che sia anche un pubblico molto entusiasta italiani. E poi diciamo che vabbè, logico che con Royal Ballet c'è una diversa attenzione, anche perché diciamo c'è una critica anche più grossa. Qui diciamo che la qualità si porta sempre al pubblico, però c'è un po' una cosa più festiva, più divertente, più carina quando ci si esibisce in un teatro tuo professionale, allora è diverso, però io dico che il pubblico italiano e inglese sono molto simili, molto simili. Senti, anche perché voi grandi ballerini spesso, come tanti, siete fra un po', non solo tra i cervelli, ma i corpi in fuga, perché siete un po' all'estero. Forse questo è un problema un po' generale per l'Italia, non solo per la danza. Ma credo che sia per un fatto finanziario. L'arte viene forse considerata meno di tante altre cose, sfortunatamente. Io ho sempre pensato che l'Italia è il cuore dell'arte, è dove è nata l'arte. Quindi vorrei tanto che continuassero a spingere, soprattutto per la danza. Vedo che sta morendo tanto la danza, però il fatto che ci sia un festival come questo, quello che ho fatto a Verona, in tanti altri posti, sono persone che cercano di mantenere comunque la danza insieme. E ho molto rispetto per queste persone. Un'ultima cosa, a questo punto, conclusa la carriera ufficiale nei grandi balletti, cosa vuoi fare? Cosa farai? Allora, prima di tutto io vorrei continuare la mia fondazione di beneficenza. Organizzo tanti spettacoli di beneficenza e questa è una cosa che ho sempre voluto fare. E poi mi piacerebbe tantissimo creare una compagnia a Muscat, in Oman, dove il 30 agosto partirò e andrò a vivere con mio marito e la mia bambina. Sì. E lì speriamo di riuscire a creare una piccola compagnia. È una sfida grossa, sì, una sfida grossa, anche perché comunque... Ci sono forti resistenze culturali? Sì, ci sono forti resistenze culturali a livello di nudità e queste cose, però voglio far capire a loro che la danza non è volgare. Certo, il corpo è una bella cosa da far vedere, certo. Quindi speriamo che mi diano l'ok e vorrei dare lavoro ai giovani,